Bimbe, buongiorno. Tutorial della bimba con casetta. La bimba con casetta è composta da vari elementi. Allora, innanzitutto il corpo in cotone già pronto, lo trovate già cucito, quindi non dovete cucirlo voi, ma lo trovate già cucito. La faccia già pronta, è una faccina di 6 imbottita, già realizzata. La casetta la trovate già fustellata, quindi vedete quante cosine ci sono già pronte. Voi dovete avere solo ago, filo e colla a caldo. Il costo del kit completo di tutto il materiale più il cartamodello è di 33 euro. Quindi la vostra bambolina, vi faccio vedere ovviamente come si realizza, i passaggi principali. Allora, innanzitutto il corpo che è composto da il corpo della bambolina, le due gambe che voi dovete imbottire molto bene, sia il corpo che le gambe, le gambe le dovete poi cucire al corpo. E come vi ho detto, il corpo è già pronto, quindi lo dovete semplicemente imbottire. Stessa cosa per le braccia. Allora, il braccino è questo. Voi avete nel kit il tubolare di 4 di 3 centimetri, tubolare mini, che voi andrete a Le misure dei vari pezzi le trovate sul cartamodello, la misura del tubolare e tutto, insomma, tutto il resto. Allora, voi mettete il tubolare sul rovescio, il tubolare delle braccia, andate a fare il punto sopragitto a una delle estremità. Ecco qua, andate a cucire possibilmente con un filo forte e un ago lungo, se ce l'avete. Altrimenti, insomma, lo potete comprare anche da noi perché ce l'abbiamo. Vero, Desa? Sì, non ti seguivo. Va bene, non importa. Te Desa, di sempre sì. E Sì. siamo tutti contenti. Allora, quindi, cucito il nostro tubolare, si va a mettere di nuovo sul dritto e si va a bloccare sopra il braccio, in questo modo date dei punti per bloccare il tubolare al braccio. Si blocca il filo. Allora, anche le braccia sono pronte. Allora, cosa dobbiamo fare ora? Ora prendete il tubolare, quello più grande, andate ad inserirlo nel corpo della bimba per creare ovviamente il maglioncino. Allora, diamo dei punti all'interno delle gambe in questa maniera per fare i pantaloncini, anche se poi insomma non si vede perché poi ha la gonna, però Volta un colpo di vento. a volte un colpo di fresco ci prende il raffreddore la bimba con casetta. Poi starnutisce sulla casetta. E i petali dei fiori cascano. Oh vai. E qui ci siamo. Quindi il nostro pantaloncino è pronto. Allora, poi cosa dobbiamo fare? Andiamo a risvoltare il colletto per realizzare il collo. Quindi il tubolare lo risvoltiamo un paio di volte. Andiamo a mettere il collo alla nostra bimba, lo realizzate con del feltro panna che trovate nel kit. Si va ad arrotolare il nostro feltro, questo è feltro modellabile panna, e si va ad incollare in questo modo. Allora, una volta fatto questo, mettiamo la colla qua e si va ad incollare sul corpo. Ok, quindi l'andiamo ad incollare in questa maniera. E poi applicheremo la testa. Allora, per quanto riguarda la faccina già pronta, la trovate già pronta, questa è una faccina imbottita di 6 centimetri. Sei, Andate a sette. realizzare, sì, 6 insomma all'incirca, andate a realizzare una matassa su un girandola intorno, sono 40 giri intorno a una tavoletta di 20 centimetri, legate da una parte e andate a tagliare dall'altra parte, ok? Quindi si va a tagliare la nostra matassa dalla parte opposta del nodo,
Ecco qua, realizzata la matassa, si va ad incollare sopra alla testa. Allora, andiamo a mettere la colla sopra alla testa della bimba. I giri anche 45, tanto la lana è più che sufficiente. Si va a incollare sopra la testa e ai lati della testa. Stick. No, lo prendo io. Ai lati e un po' sul dietro, in modo che non si veda la parte scoperta della testa. Quindi si va ad incollare bene anche sul dietro, in questo modo. E si va a legare con il cordino che ovviamente trovate nel kit per realizzare le due code. Quindi prendete una delle due parti, si va a fare un nodo e un fiocchino. Poi andate a pareggiare ovviamente la lana in eccesso, andate a tagliarla in modo che le code diventino insomma pari, via, siano pari. Fiocchino e ci siamo. Allora, quindi la nostra faccina è pronta, eccola qua. Incollate un pochino anche dietro in modo che non si veda la testa scoperta. Allora, andiamo ad incollare la, anzi no, prima metto le braccia, torna meglio mettere le braccia, almeno non dà fastidio la testa. Allora, andate a cucire sul lato del corpo le braccia in questa maniera. Quindi le cucite sopra al tubolare. Poi tanto qui ci va il colletto e non si vede come si chiama? La cucitura. Non si vede la cucitura. Allora, passiamo dalla parte di qua, quindi se avete un ago lungo riuscite a passare dalla parte opposta e si va a cucire anche l'altro braccio. Allora, colletto lo spostate che diventi quasi uno scaldacollo, si va ad incollare a questo punto la faccina, quindi colla a caldo sopra al collo e si va a posizionare la testa. L'assist ora mi regge il tutto, regge un attimo, intanto prima di mettere la gonna faccio la casetta. Allora, la casetta che vi ho detto la trovate già affustellata. In questo modo, quindi voi Mi avete odessa. questo pezzo, sì, avete questo pezzo unico che è la casetta, vedete, ha già questi tagli in modo che si possa piegare facilmente e si va ad incollare in questa maniera. Quindi il pezzetto, vedete, questo pezzetto terminale lo dovete incollare all'interno della parte opposta in questo modo. Quindi colla a caldo qua sopra e andiamo ad incollare così. Queste alette che vedete le dovete girare all'interno in questo modo per danno più stabilità. Quindi colla a caldo qua sopra e si vanno a piegare all'interno in questo modo. Stessa cosa dalla parte di là, si va a piegare all'interno e si incolla. Questo pezzetto serve per coprire la parte sotto la casetta. Ma più lungo? Ha piegato la Ah, lettera. giusto, sì. Allora c'ha l'aletta. Oh, sì, quell'altra l'avevo fatta io. Oh, vabbè, via. Lascia sta. C'ha l'aletta, la piegate. Lo sai che c'ho le vertigini? Via. Sì. Abbi pietà di me.
Perché ora io ho iniziato l'anno con le vertigini, cioè l'ho finito con le vertigini e non ho riniziato con le vertigini. Quindi abbiate pazienza, ma sono un po' in una bottiglia di vetro. Mi sembra adesso una bottiglia di vetro. E l'assistente mi guarda, mi dite, te lo dico io, dove ti sembra adesso? Date un altro puntino di colla al bordo in modo che sia chiusura stagna e ci siamo. Allora, ora si mette il tetto. Il tetto è più scuro, quindi si va a mettere la colla sul bordo in questa maniera, sul bordo della casina, e si va a piegare così. Quindi, ecco, si incolla al bordo. Aspettate bene che asciughi. Una volta che la casina è pronta, la dovete incollare sopra alla base di 12 con il bastone, con mezzo bastone. Quindi andate ad incollare la casetta qua sopra, ok? Quindi mettete la colla. Ora io poi, tanto i passaggi successivi, si mette la gonna alla bimba. Tieni, vai. L'ho L'ha incollata anche torta. incollata torta, guarda, non la vedevo, sono girata. Allora, la gonna, voi avete nel kit la grigia, in questo caso panna, perché abbiamo fatto due versioni, panna e rosa. In questo caso panna, andate a piegare a metà sul lato lungo il tessuto, andate a fare il punto filza sul lato aperto e andate a arricciare il tessuto. In questo modo lo metterete al corpo della bimba, ovviamente mettendo la cucitura sul dietro. Quindi si va a girare la nostra bimba sul dietro e si va a bloccare il tessuto con dei punti di cucitura. Bloccatela anche al corpo, così almeno è più stabile. Poi magari date dei punti di colla qua e là in modo che stia fermo Ma la e mano. quindi due o tre punti in questa maniera e si chiude il filo. Poi sistemate ovviamente l'arricciatura della gonna in questa maniera e date dei punti di colla in modo che stia bloccato. Allora, ora vi faccio vedere come si realizzano le scarpe. Le scarpe si realizzano in questa maniera. Vi faccio una descrizione. Allora, voi avete disponibile del feltro colorato, in questo caso il sabbia perché è abbinata alla bimba neutra. Avete tre pezzi, quindi due pezzi laterali che sono questo e questo e la suola delle scarpe. Dovete cucire a punto diagonale o punto festone questa parte davanti e cucite anche questa parte dietro, ok? I due pezzi laterali. Unite poi sempre a punto diagonale o punto festone la suola delle scarpe. Imbottite leggermente la punta e andate a calzare le scarpe al corpo della nostra bimba. E si vanno ad inserire le scarpe. Ecco qua. Oppla, mi si è scuscita. Vabbè, poi si sistema. Quindi una e due, ok? Eccole qua. Qui la vedete la versione rosa. Le nostre scarpette. Allora, come si posiziona la bimba sulla base? Allora, voi dovete prendere la base grande, sì, dopo si fa vedere anche il fiore. La base grande, posizionate la base piccola con la casetta su un lato, in questa maniera se dovrebbe sporgere leggermente, e poi andate a posizionare la vostra bimba incollando i piedi alla base grande e incollando la mano alla casetta in modo che il tutto sia molto stabile. Quindi semplicissimo, solo un discorso di incollaggio. Il fiore come si realizza? Qui abbiamo realizzato quanti fiori sono? 1, 2, 3, 4, 5. Cinque fiori. Allora, il fiore lo ritagliate sul cartamodello che è sul feltro panna. Andiamo a fare il punto filza sul lato dritto del fiore, si va a fare il punto filza. Questo fiore lo useremo per vari progetti di primavera.
È un fiore molto semplice, però che rende tantissimo. Quindi filo 2-3 punti per bloccare il tutto e si va a fare il punto filza alla base del nostro fiore. E si va a chiudere ad anello. Tirate bene il filo e andiamo a bloccare. Sempre, usate sempre il filo forte, in modo che quando andate a tirare non si rompe. Allora, con la colla si va a incollare il pistillo già pronto. Quindi andiamo a mettere la colla sulla base del pistillo, sulla base del fiore, si mette il pistillo e si va a bloccare, a chiudere in questa maniera. Lo chiudete un pochino. Vedete, eccolo qua, questo è il fiore realizzato. Abbiamo utilizzato le foglie già fustellate da mettere, due le abbiamo messe alla gonna, una al collo. E poi, comunque, questa è un'idea di come abbiamo fatto noi, poi voi le disponete come volete. Comunque, le foglie le trovate già fustellate e dovete solo realizzare i fiori. Quindi, la nostra bimba con casetta... Ah, ecco, il nuovo tessuto che abbiamo usato per la casetta è questo. È un feltro 3 mm Devoré, eccolo qua. Lo trovate caricato anche sul sito. Abbiamo il sabbia e il noce utilizzato in questo caso per fare la casetta. Il costo della striscia è 12 euro, quindi questo eventualmente lo potete utilizzare poi per fare varie cose. Allora, detto questo, quindi abbiamo bisogno solo di ago, filo, colla a caldo. Il costo del kit è di 33 euro, comprende tutto il materiale più il cartamodello, e questi sono i nostri riferimenti: www.merceria-delmenocreativa.com, 345 4273111 il nostro numero di WhatsApp. Ciao bimbe!